amiche e amici, bentornati ad A Prescindere. Oggi iniziamo con un numero, il 2929, che non è il primo estratto sulla ruota di Bari, ma è un numero sul quale dovremo fare veramente molta attenzione e la nostra, appunto, attenzione non dovrebbe mai calare. Sì, buongiorno a tutti. Ciao Michele, buongiorno. Sì, il mio sì asseverativo per dare ragione all'invito garbatamente offerto da Eva Crosetta. Non dobbiamo dimenticare le ragioni che ci hanno indicato in questo 29, in questo numero, non una ricorrenza apotropaica che porti bene, che tenga lontano il male, ma il numero è un numero che noi dobbiamo incriminare. Si tratta di una percentuale, è la percentuale che l'Istat ha diffuso quest'anno a proposito della disoccupazione giovanile in Italia. Significa che nel nostro paese per ogni due giovani che hanno un lavoro più o meno regolare, accettabile, dignitoso dal punto di vista della remunerazione, non parlo di un lavoro desiderato, atteso o invocato o preparato dalla formazione scolastica universitaria, parlo di un lavoro comunque. Bene, per ogni uno di questi, per ogni due di questi c'è un giovane che non riesce proprio a trovarlo il lavoro, non riesce neanche a trovare di che cosa vivere. C'è una domanda in più importante di questa: perché dunque l'Italia non riesce a crescere? La domanda di oggi, e noi la poniamo non prima di aver ascoltato i dati. Perché c'è un altro dato anche molto importante. Si stima infatti per il 2011 che per quanto riguarda l'Italia, il PIL, il prodotto interno lordo, vale a dire la nostra ricchezza, dovrebbe aumentare dell'1%, una percentuale molto bassa rispetto a quella della Francia, che invece dovrebbe aumentare dell'1,6%, e quella della Germania 2,5%. Non è infatti un caso che la scorsa settimana il segretario generale dell'OCSE, José Ángel Gurria, abbia appunto esortato il nostro paese ad accelerare le riforme per ripristinare e velocizzare così la crescita economica. Allora, se vogliamo, io mi domando come faccio come nella diplomazia, nei grandi scambi di opinioni tra questi altezzosi personaggi altolocati, come faccio a non raccomandare? Dai su, sbrigati! Come fa la gente comune? Dà di gomito. E non lo so, mi chiedo se basti. D'altro canto poi è Repubblica che ne dà conto, mi pare che sia già comparso il titolo. Mi chiedo se basti il PIL per misurare il nostro benessere. Secondo me, per comprendere e giudicare una comunità, valutarla, sono necessari anche altri fattori. La domanda quindi resta obbligatoria: perché negli ultimi, amiche e amici, perché negli ultimi 40 anni siamo cresciuti meno delle altre economie? Non parliamo della Germania, parliamo proprio delle altre economie. La Germania siamo sotto di 5 punti. Cerchiamo di non abbatterci, reagiamo. Come si diceva una volta quando le maniche si portavano, rimbocchiamoci le maniche. E lo facciamo sentendo subito l'opinione di Giorgia Petrini. Eccola qua. Giorgia Petrini è giovanissima, ha poco più di 30 anni. È nata il giorno in cui, invece di un forte terremoto che era stato preconizzato, è nata lei. Terremoto in famiglia, perché è nata una persona che dal piglio, che dal curriculum si evince abbia un piglio importante. Le domando questo: è un'imprenditrice che ha scritto anche un libro di cui parleremo. Eccola qui, L'Italia che rinnova. Ha giustamente messo in copertina la grinta resa a sorriso, che è la mia, che certo l'ho riconosciuta, di quando era piccina. Eccola qui, vediamo la bella immagine. La voglia di intraprendere strade nuove è una delle mosse vincenti forse per uscire dalla crisi. Dunque lei è diventata imprenditrice, ha avuto esperienze curiose, abbiamo sentito dire che lei ha suonato nelle metropolitane. In che senso? Il clacson? No, suonava. La chitarra che suonava? Beh, seguivo i sogni di bambina, insomma, all'epoca avevo 18-19 anni, quindi, diciamo, poi lì quello era un momento in cui agivo di fantasia, quindi facevo la musicista, la cantante, cercavo strade alternative in un momento in cui ancora non sapevo che cosa fare. Ma è figlia di imprenditori lei?
Mio papà, dopo un'esperienza di 24 anni in IBM da dipendente, ha deciso, per motivi che poi oggi sono gli stessi che decantiamo in TV, di licenziarsi e di Quali sono quelli che decantiamo in TV? Me li ricordi? Beh, sono sempre il demerito, il fatto che viviamo in un paese non sufficientemente meritocratico, che non si riesce ad innovare, che non c'è stimolo al cambiamento, quindi non è che 15 anni fa i motivi fossero così diversi da quelli di cui parliamo oggi. No, lavoro in TV, mi volevo ricordare quando io abbia decantato queste vicende, però effettivamente... No, non dico di lei, dicevo in generale in questo momento, no? Viviamo in un clima in cui di fatto diamo peso a questi... Lei non ha mai avuto paura di rimboccarsi le maniche? Le faccio una domanda e di diventare imprenditrice, ma si nasce, si diventa, ci si convince, ci si rassegna? Si prova, si tenta, si azzarda. Allora, la domanda è complicata, cerco di un attimo... Sì, anche perché tra un minuto e mezzo andiamo alle notizie del TG3, lo potrà non dire bisogna, dopo. Non bisogna aver paura di sbagliare, come dico sempre io, quindi bisogna comunque tentare. Bisogna anche capire che se non si nasce ma si vuole diventare, bisogna sicuramente tentare di farlo. Poi non c'è nulla di male nel tentare e non riuscire. Ma una che ha sta faccia all'età di 3 anni, quanti anni aveva qua? Non lo so, era un po' più grandina. Sì. Beh, si vede. Che ha grinta, eh? Che voleva qua? La pappa, che voleva? Voleva vedere i cartoni? Non me lo ricordo, ero nell'officina, credo, di uno zio che faceva il meccanico in una periferia umbra, da qualche parte, in un paesino dell'Umbria. Io sono umbra d'origine, sì. Qual è la sua visione del mondo? Bella domanda per andare sotto il telegiornale. O trova una sentenza, un apoftegma, come dicevano i latini, i greci, ma... No, secondo me il mondo è una bellissima opportunità rotonda, grande e rotonda, quindi che bisogna saper cogliere, che bisogna saper girare, che bisogna saper affrontare, non senza demoralizzarsi, senza farsi aspettative e falsi sogni, ma cercando di avere sempre coraggio. E siccome in questo mondo è ben rappresentata, per noi è centrale quella parte, come per ognuno la propria patria, l'Italia, e allora facciamo girare il mondo però sempre dal punto di vista nostro, perché a prescindere questo vuol dire... Ma dite quello che vi pare, ma a prescindere da tutto, noi diciamo solo e sempre viva l'Italia. Linea al TG3. Sì. 29, e non è un numero che forse... Giocatelo, vi porterà fortuna, ma in questo momento non porta fortuna al paese. 29%, che cos'è? Il tasso della disoccupazione purtroppo giovanile in Italia. Il tasso della disoccupazione giovanile in Italia. Ecco, l'attrezzista sarà contento, io gli ho rotto il 29, perché io voglio fare esattamente questo, volevo romperlo questo numero. Volevo portare il tasso della disoccupazione giovanile a 2. Quello fisiologico, ne esiste uno fisiologico? Guarda che brutti chiodi che legano questa brutta cifra. Ti le dispiace aggiustarlo, grazie. Se non è capace andiamo a chiamare qualcuno pratico. Ci provo. Allora, abbiamo ancora in studio la nostra ospite che ci ha onorato della sua presenza, Giorgia Petrini. Allora, che è un'imprenditrice... Ma questo libro è legato a una storia buffa, che ha a che fare, buffa, interessante, curiosa, che ha a che fare con una grande azienda italiana, immagino, eh? Esatto. Col presidente di questa grande, che è la Fiat, diciamola tutta. Com'è questa storia? Ma è una storia buffa, nel senso che è accaduta dopo quasi un anno che questo libro era già uscito, quindi sul quale si faceva già una ricca promozione, aveva già venduto diverse copie. Poi mio papà, andando in Brasile in aeroplano, incontra un giorno John Ekan, non conoscendolo trova il coraggio di andare lì col mio libro e gli dice: guardi, l'ha scritto mia figlia, se lo vuole leggere, visto che il viaggio è lungo, faccia pure, insomma. E lui non solo ha letto questo libro che gli è piaciuto molto, ma l'ha a sua volta dato a Bill Emmott, che è l'ex direttore dell'Economist, che a sua volta l'ha dato a Gianni Riotta, che a sua volta mi ha contattato per offrirmi un'opportunità sul Sole 24 Ore quando era ancora direttore. Bisogna andare in aereo in Brasile per trovare lavoro alle figlie, e non c'è verso, se uno rimane a...
a Bastia Umbra, non c'era Umbra. No, diciamo, io l'ho resa pubblica questo piccolo aneddoto perché per me, secondo me, è di grande insegnamento, no? In un certo senso, cioè nella vita bisogna tentare le cose, quello che dicevamo prima. Ho capito, ma poi non bisogna... è facile incontrare sempre il Presidente. Lo so, bisogna cogliere il colpo di fortuna, cogliere l'occasione, se l'occasione capita non bisogna lasciarla andare. Giusto, insomma. Giusto. L'Italia che innova nasce dalla sua esperienza diretta, ci vuole dire... Quali possano essere, secondo lei, i requisiti per poter innovare oggi in Italia? Per lei così giovane, andiamo, ci può dare un consiglio? Cambiamento, cambiamento, cambiamento. Dall'osservazione del mondo, secondo me, nasce nella maggior parte dei casi l'innovazione in qualunque contesto si operi, che si parli di servizi, di tecnologia, di manifatturiero, di qualunque indice rappresentativo di un paese che produce. E in questo senso l'innovazione è frutto di una grande agilità mentale, quindi ma proprio dell'ascolto. Lei è partita con dei soldi in tasca o no? Questo è il punto. Allora, questa è una la domanda... sua autonomia, no, è importante, il problema, perché sennò, diciamo, sembra che stiamo a raccontare le favolette. Bisogna sempre distinguere chi si occupa di settori che riguardano settori produttivi, come può essere il manifatturiero, da chi si occupa di settori come possono essere i servizi, che è il mio e della tecnologia. Cioè, investire in tecnologia richiede un impegno anche finanziario e economico molto meno impegnativo. Quindi noi abbiamo cominciato sul tavolo del soggiorno avendo un PC da 500 euro e scrivendo software. Quindi lì il frutto di un'azienda lo fa il know-how. Ma delle qual è persone. La tua azienda? Di che si occupa? Cosa fa? La mia azienda è una software house, fa tecnologia, quindi noi produciamo software per tutto il settore, diciamo, spieghiamolo proprio bene in italiano, software, cioè marchingegni. Fa programmi, marchingegni, diciamo, di che servono, tecnologici. Ecco, servono, è una produzione altolocata, servono marchingegni che servono a far funzionare altre aziende, perché ogni azienda ha dei programmi da usare sul computer che servono a fare la contabilità, a programmare una produzione, a interpretare dei testi, eccetera, eccetera. Esatto, giusto per essere molto elementari. Facciamolo capire al grande. Le buone sorprese non sono mancate, la sua azienda è andata avanti, ma anche le brutte sorprese per i giovani non mancano. Spesso l'ha cantato Andrea Rivera, Parla con me, lo rivediamo con piacere. Io per la chimica ho seguito ogni corso, ieri mi sono grattato 5 euro, almeno ho vinto un concorso. Lui che ha studiato tanto le lingue orientali, adesso si ritroverà in Iraq in mezzo a truppe speciali. Che dire io con l'archeologia, ora scavo i terreni, infatti l'ultima volta ci ho seppellito mia zia. Tu che hai lottato tanto per una fisica pulita nucleare, ora monti pannelli solari, anche tu ti sei fatto solare. Io speravo tanto nelle scienze ambientali, ora lavoro all'Ilva di Taranto tra diossine e incidenti mortali. Zitto, non me lo di a me che appena uscito d'architettura sono cascato dalla nuvola de Fuxas 30 punti di sutura. Bravo, 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 bravo. Qualche volta i nostri giovani, anche i migliori, mollano dopo poco tempo. La colpa di chi è? Dell'ambiente? degli adulti? Ma della allora, società? Non lo so, qui è anche un problema di visione, se mollare è una colpa oppure può essere un'opportunità, un problema anche di lettura, quindi diciamo, secondo me colgono alternative, che questo paese indubbiamente fatica a dargli, nel senso che se le stesse alternative le potessero avere pure qui probabilmente non andrebbero in California, a Londra o in Francia, se, insomma, va bene. No? Se va bene, ma lo stesso Rubbia è un caso che io cito nel libro, l'abbiamo mandato in Spagna a fare cose che voleva fare in Italia più di 15 anni fa, quindi voglio dire, in questo senso... Lei ha fondato un'associazione che vuole creare imprese di prima generazione che puntano al mercato globale attraverso le nuove tecnologie, spiegato semplicemente, un'azienda che può aiutare l'Italia e gli italiani a fondare e creare imprese che possano essere competitive sul mercato delle nuove realtà, della modernità tecnologica. Sì. C'è qualcosa che dobbiamo invidiare ai paesi esteri? Ma la capacità di non avere bisogno che qualcuno li aiuti a fare questo. Cioè, c'è un aneddoto molto carino nel film di Facebook, non so quante persone l'hanno visto, ma è stato un film che ha avuto un grande successo, in cui il rettore dell'università dice ai due fratelli: se Zuckerberg vi ha rubato il progetto, fatevi venire una nuova idea. Quindi certo. In un certo senso la capacità di non aver bisogno di essere accompagnati a fare questo. A noi in Italia manca un po', ma anche perché è un problema di contesto e di tessuto. Il suo orizzonte guarda fuori dai nostri confini. Ci sono delle innovazioni
che secondo lei segneranno gli anni a venire, così dà delle indicazioni e dei consigli ai giovani che vogliono orientarsi a diventare i nuovi inventori di Facebook? No, allora guardi, io qua sono un po' critica, nel senso punterei sulla recessione in questo senso, cioè andrei a ricercare tutti quei mestieri che invece non si fanno più, c'è bisogno di fabbri, c'è bisogno di vetrai, artigiani, c'è bisogno di artigiani, anche di cuochi volendo, cioè di tutti quei mestieri che qui in Italia, qui da cuoco, noi sono più... Che bella parola, cuoco, diceva Totò. Sono più attivi. Venga. Grazie. Grazie. Grazie, dottoressa. Grazie. E un consiglio per non andare via dall'Italia. Restare qui, tentare di stare qui fino all'ultimo. E allora stia lì, ferma che parlo dal generale. Generale, carissimo. Lo so che lei è andato via dall'Italia, ma è andata a Caprera, mica è fuori dall'Italia, Caprera è italissima. No, che voleva dire? Come dice? Come dite? Generale, ha la sua età. No, non vada via, rimanga là, ferma. Gliela faccio vedere subito, però pochi istanti, Il generale vuole vedere una sua fotografia, una sua immagine. Vogliamo fare per favore un primo piano? È contento? No, è una nostra ospite. Viva l'Italia, generale, grazie assai. Sì, Oh, non perde il vizio. Grazie. Non perde il vizio. Allora, eccoci qua. Presto a dire mi butto, ma poi ci vogliono veramente i nervi saldi, la testa per farlo, come fanno e continuano a fare molto spesso.